Hello vanitose ed eccomi di nuovo qua. E nel video di oggi ti ho portato una review sulla crema Attiva Rich Anticrespo di Biopoint della linea Control Curl. Per le nuove iscritte benvenute, io sono Brigida Ferracini e iscriviti subito per non perdere i nuovi video. Questo prodotto l'ho visto parecchio in giro e lo stavo guardando, lo stavo ammirando perché volevo assolutamente provarlo. Però alla fine mi ha regalato un'amica ed allora lo sto provando. Dietro nel packaging c'è scritto Control Curl. Controllo è definizione per capelli ricci e ondulati. Buongiorno. Una preziosa crema che definisce e valorizza ogni singolo riccio lasciandolo morbido ed elastico grazie alla Curl Elastic Technology. I ricci sono definiti e protetti dall'effetto crespo. Come vi dicevo, questa crema già la sto provando da un po' di tempo e alla fine mi sono decisa di fare un review. Forse l'avete già vista qua sul canale perché ve l'ho fatto vedere una volta di sfuggita, così perché la stavo ancora testando. Andiamo al primo punto di questa review, che è il packaging e la presentazione. Giusto per ricordarti, se non hai ancora lasciato il tuo like, lascia il tuo like qua sotto e attiva le notifiche per non perdere i nuovi video. Il pump per me in una crema styling è tipo un must have. Non c'è di meglio, perché quando hai le mani tutte piene di crema, tutta appiccicosa, è molto più difficile prendere il prodotto con altre modalità di applicatore. Ecco, con il pump per me è perfetto, è un prodotto chiaro che ti dice subito a cosa serve. Crema anticrespo attiva ricci, effetto morbido. Vuoi sapere altro? Il secondo punto è la texture e l'applicazione. Qua sul mio canale io cerco sempre di portare un po' di prodotti per farvi conoscere quello che sto utilizzando, quello che mi piace, ma anche quello che non mi è piaciuto, e quindi sono sempre buoni consigli. E un buon consiglio deve sempre essere condiviso, quindi condividi questo video con le tue amiche. Ha una texture cremosa e appiccicosa. Se hai i capelli già bagnati e districati come si deve, l'applicazione è piuttosto semplice. Però se parliamo della texture, la texture ha un che di colloso, di appiccicoso, che mi dà un po' di fastidio sia durante l'applicazione, perché rimani proprio quella specie di colla sulla mano, e anche dopo che i capelli sono già asciutti, perché praticamente io tocco tantissimo i miei capelli e durante li tocco, poi con la sudorazione delle mani sento che il prodotto si è trasferito sulla mano e ho la mano collosa. E questo mi dà un fastidio da morire, perché sembra che ho sempre le mani sporche e le devo lavare in continuazione. Per me questo è un punto super negativo, perché è veramente fastidioso. Il prossimo punto è la fragranza. Un altro punto dolente abbiamo toccato. Perché la fragranza inizialmente, cioè, non c'è niente di male. Per farla breve, ha un odore piacevole, però a contatto con le mani fa questa reazione, cambia l'odore che veramente non mi piace e mi dà fastidio sia sulle mani, sui capelli dopo asciutti, dopo un paio d'ore non si sente praticamente nulla. Però al momento dell'applicazione è presente questo e... anche no. Durata dello style. Io ho iniziato utilizzando da solo questo prodotto. Non è un prodotto che idrata i capelli, lascia i capelli sì definiti, sia un'azione anticrespo, ma lascia le punte dei capelli secchi. Non tanto secche, no sì, secche e aspre, tipo paglia, quasi come se seccasse i capelli. E questo lo percepisco anche se utilizzo insieme ad una crema o insieme a degli oli. È proprio l'effetto della crema che è così, lascia le punte dei capelli secche. Tra l'altro è quel prodotto che sì, se hai i capelli sani, naturali, ricci, va bene.
Però appena hai un capello che non si arriccia tanto, tipo le punte dei miei capelli, questa crema non riesce a farle arricciare le punte dei miei capelli. Ed è una cosa piuttosto semplice, perché i miei capelli già sono abbastanza ricci, li avete visto più e più volte, e i miei capelli sono ricci. Quindi arriviamo al punto: crema attiva ricci anticrespo. Anticrespo, ok, lo permetto, attiva ricci no. Il prezzo di questo prodotto, allora, sono 200 ml di prodotto a un pound di 12 mesi e il prezzo si aggira intorno a 10 euro. Lo trovate sul sito di Biopoint, nelle profumerie Douglas, nelle profumerie Tigotà, non so se sono profumerie, però sì, da Tigotà. Lo trovate anche ad alcuni supermercati e ultimamente l'ho viste anche all'OVS. Sapete che una delle mie creme preferite in assoluto è una crema Biopoint, però questa, per quanto mi riguarda, è un super bocciato. Sui miei capelli non ha funzionato. L'ho provato in tutti i modi, da sola, insieme alla crema, insieme all'olio, insieme alla schiuma. Il mio capello è un tipo 3B 3C, decolorato, e su di me non ha funzionato, purtroppo. Però fammi sapere tu, conoscevi già questo prodotto? L'hai mai utilizzato? Come ha funzionato sui tuoi capelli? Lasciami anche la tua tipologia di riccio qua sotto nei commenti. Spero che questa review vi possa aiutare nei vostri prossimi acquisti e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!